Altro partito importantissimo della storia di questo paese è il Partito Socialista Italiano. Il Partito Socialista Italiano prende questo nome nel 1895, ma già era nato il Partito dei Lavoratori nel 1892. Durante l'età giolittiana, ve lo ricordate, c'è stata lo scontro tra La Briola e Turati per avere un partito più rivoluzionario o più riformista. Il partito dopo la prima guerra mondiale finisce in quattro correnti, che sono la corrente degli ordinovisti, degli astensionisti, dei riformisti e dei libertari. Nel 21 a Livorno astensionisti e ordinovisti vanno a fondare il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista prosegue la sua strada, strada di opposizione al fascismo, strada di collaborazione anche con i comunisti, partecipazione alla guerra di resistenza e al CLN. Il leader di riferimento sono tanti, ma quello che emerge è Pietro Nenni insieme a Pertini, a De Martino, eccetera. E dopo la guerra subisce la scissione di Palazzo Barberini nel 1947, dove l'ala più riformista del partito, formata da Saragat, contraria alla collaborazione col Partito Comunista, fonderà un partito riformista alternativo. Il partito fino al congresso di Venezia del 1957 mantiene una stretta collaborazione, addirittura lo stesso gruppo elettorale nel 48 col Partito Comunista, dal 57 prende una strada di non collaborazione e dopo il fallimento del governo Tambroni inizia la fase propedeutica al centro-sinistra con governi Fanfani, la fase del centro-sinistra vero e proprio con Moro capo del governo e Nenni vice capo del governo, dirà la famosa frase sullo sciabolar di spade all'interno del palazzo, e la riunificazione con il gruppo di Saragat e la nuova scissione dal gruppo di Saragat nel 69, che poi diventerà il Partito Socialdemocratico Italiano dopo essere stato il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, quindi un partito ancora più riformista. Gli anni 70 sono anni di collaborazione e scontro con la DC. Gino Giugni, esponente del Partito Socialista Italiano, sarà colui che presidente di commissione per la realizzazione dello Statuto dei Lavoratori, che prevede l'articolo 18, e durante il rapimento Moro, il Partito Socialista, che dal 76 ha trovato un leader giovane, Bettino Craxi, prende una strada diversa da Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano, portando avanti la linea della trattativa. Questo porta a Craxi un grande consenso e Craxi negli anni 80 diventerà protagonista assoluto della vita politica del paese, combatterà la mafia con una certa efficacia, però allo stesso tempo entrerà in un meccanismo di corruzione ai limiti dell'inverosimile che poi esploderà con Tangentopoli. Con Tangentopoli nel 1992 di fatto il Partito Socialista va a finire, proseguirà il suo percorso fino al 1994 coalizzandosi con Del Turco segretario col gruppo dei progressisti di Occhetto, ma piano piano nascono dei gruppi sempre più minoritari. Nel 2009 nasce anche un nuovo PSI, tra il 94 e il 99 c'è stato Boselli con la Sinistra Italiana, SI. Una parte nel 2009 confluirà in sé, una parte dei socialisti è andata a appoggiare Berlusconi, quindi vediamo che è venuto fuori un quadro composito, però diciamo la vecchia esperienza del Partito Socialista si può dire che è finita, questo non vuol dire che non ne possa nascere una nuova.